perché proprio in quel momento stava passando un'ambulanza che l'ha portato subito all'ospedale. Poveretto! Senta, signora Faglia, sa che le dico? Che gli sta bene! Così impara a rubare la borsa della spesa a una povera vecchia indifesa. Buonasera, signora Adelina, non pensavo di trovarla già qui. Buonasera. Ah, sei qui, cara. Felice? Sì. Aiuto, voi non fai. Ofelia, ma cosa hai fatto ai capelli? Felice, hai visto? Ti piacciono? Ti ricordano Mina? Veramente mi ricordano uno di quegli autobus inglesi a due piani. L'hai già pagata la parrucchiera? Perché? Perché ci sono gli estremi per fare una denuncia. Felice, te di moda non capisci davvero niente. Questo è vero, ma... Frida, tesoro, vuoi che ti accompagni a casa? Sì, voglio andare da mamma. Hai visto? Ti paurisce troppi! Guarda che figo che sei! Mi scusi, signora Adelina, ma mi ha detto Ofelia che è venuta perché vuole invalidare il contratto. Sì, sì. Oh, perbacco, spero che abbia cambiato idea. Lei mi deve scusare, signor Felice, ma vorrei davvero stracciare quel foglio. Sa, come ho già detto a sua moglie, sono molto superstiziosa. E solo il fatto di aver fatto quello che ho fatto. Signora Adelina! Che ha fatto? Oh, anzi, mi fa star male, mi prendono come dei crampi allo stomaco. Attenta, signora Adelina, lei lo sa, eh? Da un momento all'altro, finché si è andato in bocca, non si sa quel che ci tocca. Meno male la cosa non mi riguarda. Perché? Ho la dentiera. Ma che c'entra? È solo per dire che le disgrazie sono sempre dietro l'angolo. Per carità, signor Felice, per carità, non mi ci faccia pensare. Perché sa, a volte accadono cose. Sì, sì, ne parlavo appunto poco fa con sua moglie. Sì. Ma parlavate di me? Sì. Sì, Ofelia, stavamo dicendo che la signora Adelina vuole invalidare il contratto. Allora, Felice, su, se la signora Adelina rivuole il contratto sarà libera di farlo, sì, no? Sì, vabbè, l'avevo lasciato qui, appunto per via della caparra. Ecco, signora Adelina, lo consegno a lei, le faccia ciò che vuole. Però le do un consiglio, non lo stracci subito, non si sa mai, sa? Per l'amor del cielo! Ecco fatto. Di noi mi scusi per il disturbo che vi ho arrecato. Di nuovo. Arrivederci. Signora Adelina! Adelina! È verde! È verde! E allora si va! Ti ricordi, anche se il contratto è perso, vi si aspetta, non c'è verso. Sì, sì. Felice, tu e le tue stupide rime. Uffa, si può sapere cos'hai? Sei rimasta troppo a lungo sotto il casco, oggi. Cos'ho? Sì. Lo vuoi sapere che cos'ho? Cos'hai? Oh, sì. Che i tuoi collaboratori, tu te li dovresti scegliere meglio. Ecco che cos'ho. Vieni in camera che vado a finire di cambiarmi. Così ti racconto cos'ha combinato quel cretino di Tristano, lui e le sue stupide rincorse. Tristano? Sì, Tristano. Oh my God!
mica! My God! Per fatica troppe scale qui! Oh my God! In Montana, posto da dove vengo io, non essere scale, essere tutto lift! You know, lift! Ascensore! Oh my God! Essere nessuno qui! Hey! Nobody's here! Non essere nessuno qui! Come on! Io... Non essere, come dire, impiegato. My God, io cercare a wedding planner. You know what is a wedding planner? Come dire in italiano? Ditta che organizza mia cerimonia, ok? Mia e di donna, mia futura moglie. Lei vuole sposare qui in Italia, lei piacere Italia. E noi vogliamo sposare qui in Italia. E io avrei bisogno di ditta che organizza mia cerimonia. A wedding planner, ma non essere nessuno qui. Come on! Hey! Nobody's here! Ah, buongiorno, buongiorno! Oh! Hey! Dica, posso sentire? Hey, what's up, man? Hey, what's up? Ah, come this guy, eh? Okay. Listen, man, listen. Sì, sì. You essere impiegato wedding planner? Impiegato di che? Hey, man. Sì, non capisco. Man. Sì. Look at me. Guardami. Sì, sì. Hey! Man, come on! You... tu non parlare lingua inglese? No, mi dispiace, non parlo inglese, no. My God! Che impiegato tu essere se non parlare lingua inglese? In Montana, tutti impiegati parlare lingua inglese! Oh, perbacco! Anche in Italia, tutti gli impiegati parlano italiano! Listen. Allora, tu non essere quello che organizza cerimonia? Cerimonia? Yeah. Certo, non ha visto la nostra insegna, premiata, ditta, Felice Vintero C. Siamo a sua completa disposizione. Piacere, sono felice. Oh my God, anch'io felice di conoscerti, very happy. Very happy, come chiamare tu? No, il mio nome è Felice, Felice Vintero. Ah, tuo nome è Felice? Sì. Oh my God, nice to meet you, Felice. I'm Bruce, Bruce. Ah, Bruce, yeah. Bruce Willis. Oh my God, man, you know Bruce Willis? Sì. Quello della pubblicità? Sì. Quello del cinema? Sì. Allora vuoi in Italia avere cinema? Oh, perbacco, non siamo mica al terzo mondo, certo che abbiamo cinema. Ma non essere il terzo mondo Italia? No. Insomma, noi siamo a sua completa disposizione, dica. Io cercare wedding planner che organizza mia cerimonia. Wedding planner, cerimonia! Senta, io questo signor planner non lo conosco. Comunque, venga, si sieda, così vediamo bene cosa dobbiamo fare. Venga, si accomodi. Posso sedere American style? Ah sì, certo. Allora, yeah. Mi dica quando si dovrebbe svolgere la cerimonia. La cerimonia deve svolgersi sì. in 22 days. Come, scusi, non capisco. 22, non capisco, 22. In 22 days. 20, non... 22 days. Tu entri tu? Tu entri tu? Ah, entri tu. Sì, entri tu, entrano tutti. Qui abbiamo tutta la lista. Possono entrare tutti. Vuole delle misure precise, forse... Italian people crazy. Ha detto... 22... Man, tu bisogno di me, guarda me. Dica, look dica, at me. Sì. Hey! Man! Non capisco. Oh my God, 22! 22 giorni! Oh, per bacco, 22 giorni, ma non puzza. Perché essere troppo tempo? Che è succedere 22 giorni in Montana? 10 days! 10 giorni, tutto fatto in Montana! Ah, vedi, paese che vai, usanza che trovi! Noi in Italia in 3 giorni si fa tutto e poi chi si è visto si è visto! Oh my God! Sì. Oh sì. My God! 3 days! Sì. 3 giorni! Sì, certo! Oh my God, impossible, man! Impossible! Come 3 giorni? E in 3 giorni come fai a sapere? Parents, friends, come fai? Facile, attacchiamo i bei manifesti al muro. Sì. Come vuole. Attaccare un manifesto on the wall? Sì, wall, non so cosa sia, comunque attacchiamo tutto al muro. Come? Potere attaccare un manifesto on the wall, on sì, the street? Certo, è il nostro mestiere. Se vuole mettiamo anche una bella fotografia, ecco, sì. You mean you're gonna put my picture on the wall? Sì, appiccichiamo tutto al muro, si appiccica al muro.
Quindi allora mettiamo anche appiccicata la fotografia. You mean my picture on the wall? Sì, sì, si appiccica la fotografia, va bene. Allora, tanto abbiamo tutto il tempo, va bene. Quindi allora manifesto con fotografia. Se quei Italian people crazy. Scusi, e dov'è l'interessato? Ecco. Interessato, sì, la persona per la quale lei è qui, ecco. Ah, interessato, ah, sì. Ok, donna. Ah, bene, è una donna, ok, va bene. No. Sì, ha detto che è una donna. No, donna, essere come tu, essere felice. Ah. Donna felice, suo nome è donna. Ah, ho capito, e invece lei sarebbe, ecco. Io sono Bruce, man! Io sono Bruce. Ma no, lei Bruce, lei donna sarebbe sua... My girlfriend. Moglie, girlfriend. Lei è da Montana come me. Ah, ecco. Ok? Sì. Beh, siete proprio strani voi italioti. Italioti, gli italiani, signor Bruce, altrimenti, visto che lei viene dal Montana, dovrei chiamarlo Montanaro. Fastidioso! Scusi. E dunque, vediamo, e di anni? Anni. 35. Scusi, te lo rifò. Allora, di anni? Man. Questo inizia a essere un gioco pericoloso. Togli gli occhiali, man. Sì, dico. Come here. Più vicino. Man. Non capisco. Ho cambiato parte, man, Ah, sì, va bene. Allora, lei così. 35. 35. Senta, io non lo so in America cosa usate fare. Se si fa, va bene. Io scrivo che lei si fa. Come si fa? Non lo so. 35. No! Facciamo tutti. Man. Ci facciamo man. Tutti. 35. Ah, 35. 35. Ah, 35. Oh, per banco, mi dispiace. Ma scusi, com'è andata? Com'è successo, ecco? Ecco, è sì. È stato... Sì. È stato come dire in italiano, non avere parola, love at the first sight. È stato come, è stato come a Thunderbolt. Come? Thunderbolt. Ah, mentre correva, ho capito, mentre correva. Ha detto che... No, man! Stava correndo. Man! No. Non mi fai arrabbiare ancora. Non capisco. Ti faccio male per davvero? No. Man, Thunderbolt! Colpo di fulmine! Ah! Colpo di fulmine! Allora, mentre correva un colpo di fulmine! Accidenti! Che mira! Allora, mentre correva un colpo di fulmine! Lei ha detto... Poverina. Perché poverina? Lei mica aveva sofferto. Che poverina? No, così volevo dire all'improvviso, proprio per un colpo di fulmine. Sì, all'improvviso, sì. Esattamente felice. Ecco. Eravamo in Italia. Ah, io e donna e io. Ah, e c'era un temporale, ecco. Io scrivo che c'era un temporale. Dicono di voi italioti, siete maghi! Ah. C'era temporale per un attimo! Eravamo io e donna, mano per la mano, ecco. In Italia! Oh. C'era Thunderbolt, pioveva! Eravamo io e lei! A singing in the rain! A singing in the rain! Immagino che il tempo fosse brutto, scusi, mi deve perdonare, ma è la prima volta, sa, queste cose non accadono mai, una volta ogni 100 avanti. Dunque, senta, ma donna com'è, ecco? Nera? Immagino, completamente. Total, from the head until the feet, tutta nera, come galleria di treno senza luci dentro. Oh, certo. Nera. Senta, e adesso dov'è? Adesso sì. Lei è sul letto, on the bed, non stare bene. Ci credo. Ah,
Senta, il fatto è accaduto in Italia, ecco. Exactly, man. Man, wake up, man. In Italia, certamente. Ecco perché lei voleva che cerimonia fatta in Italia, no? Successo in Italia. Poveretta, quasi una premonizione. Una premo che? Oh, niente, 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 scusi. Immagino che non vogliate una cerimonia religiosa. What are you saying, man? Certo che vuoi una cerimonia religiosa. Avete già parlato con prete della church. Giorgio? Church! Giorgio, chi è Giorgio? Oh, Giorgio lì, guarda. Non capisco chi è. Giorgio? Church! Church! Chi è Giorgio? Church, avere parlato con... No, Giorgio. Prete della church. Ah, Giorgio. Church di... Giorgio, non capisco. Della... Allora lei... Della chiesa. Ah, chiesa, ha parlato con la chiesa. Chiesa di Santa Maria Tait. Santa Maria Tait, è una nuova chiesa, non capisco. Ma come non conoscere Santa Maria Tait? Tait. Santa Maria Tait, oh, Santa Maria... Ok, look non at capisco me. Dov'è questa chiesa. Look at me, look at... non ti faccio niente. Sì, non look at me. Tranquillo, sì. Tranquillo. Dica, dica. Allora, Santa Maria Tait. Santa Maria... Santa Maria? Ah, Santa Maria Stretta, non conosco questa chiesa. No, dov'è Santa Maria Stretta? No, ma come faccio a far capire? Questo idiota. Non capisco. Santa Maria Stretta? Prima volta che tu avevi fatto l'amore? Ah, sì. Fare male, no? Oh, Santa Maria Vergine!